In questo video vi presento una nuova piattaforma nata esplicitamente per gli insegnanti, quindi vedrete che avremo a disposizione tutta una serie di strumenti che ci permette di programmare, di creare i nostri contenuti e di condividerli con gli studenti e quindi anche di valutarli. Questa piattaforma si chiama Factoria del Tutor. Ed è completamente in spagnolo. Vedrete però che è molto intuitiva sia come piattaforma che come strumenti, quindi questo non ci creerà nessun problema. Andiamo a vedere adesso come registrarci nella piattaforma, poi vedremo nello specifico i diversi strumenti che sono a nostra disposizione. In alto sulla destra avete i due campi per entrare e quindi per il login. Adesso non siamo ancora registrati, quindi clicchiamo su Registrarsi. E cominciamo la procedura di registrazione. Nei campi che sono a nostra disposizione inseriamo quindi i nostri dati, i dati dell'utente, inseriamo indirizzo email, contrassegna, quindi password. Ricordatevi sempre di mettere una lettera maiuscola e di inserire anche alcuni numeri all'interno della password. E riscriviamo la password, quindi inseriamo una seconda volta la stessa password per avere un controllo. A destra poi inseriamo nome e cognome e selezioniamo il ruolo. Quindi, come vi dicevo, possiamo registrarci come professor, insegnante, alunno, alunno, padre, quindi genitore, oppure come scuola o istituto. Noi vedremo la registrazione come insegnante perché ci mette a disposizione tutta quella serie di strumenti di cui vi parlavo prima. Una volta inseriti tutti i vostri dati, cliccate su Acceptor, crearmi quinta, che accetta i termini e le condizioni del servizio e crea il vostro account. All'indirizzo che avete inserito nel momento della registrazione riceverete un'email simile a questa che vi fornirà un link per confermare il vostro account. Quindi cliccate sul link che aprirà di nuovo la fattoria del tutor e quindi potrete vedere i dati del vostro account ed entrare. Prima però vi chiede di nuovo, per sicurezza maggiore, di inserire nuovamente la vostra email e la vostra password e quindi di confermare questi due dati. Benissimo, vedete che siamo entrati nel nuovo account che è stato creato. Accettiamo anche i cookies, così abbiamo la navigazione libera. E vedete che vi fa entrare direttamente nel vostro ruolo, quindi siamo inseriti, siamo registrati come insegnanti e quindi abbiamo già il ruolo professor e vi danno il benvenuto, vi spiegano in breve che cosa potete fare. Potete la prima volta anche disattivare, quindi mettere una spunta di fianco a questa frase e questo vi permetterà con i prossimi login di entrare direttamente all'interno del vostro ruolo e quindi direttamente avere a disposizione tutti gli strumenti che potete utilizzare. Se non cliccate, quindi non inserite la spunta su questa frase, negli accessi successivi potete entrare nel vostro ruolo, quindi avere a disposizione gli strumenti, cliccando sul simbolo del ruolo, quindi sul cappello, sul tocco. Benissimo, allora vedete che quindi siamo entrati e qui abbiamo a disposizione con queste icone, con questi link, tutti gli strumenti che appunto ci mette a disposizione la piattaforma. Li vediamo brevemente solo come nome, quindi come funzione, e poi vedremo negli altri video nel dettaglio tutti gli strumenti. Abbiamo a disposizione Programmazione Didacticas, quindi lo strumento che ci permette di creare le nostre programmazioni, di scriverle e quindi di avere tutta una serie di dati e di metadati che ci permettono di categorizzarle, condividerle, eccetera. Poi le andremo a vedere meglio. La programmazione di aula, quindi collegata alla programmazione didattica, possiamo fare anche una programmazione specifica per le nostre classi. E nello specifico andremo a vedere come creare contenidos che ci riporta a uno strumento che conoscerete già, che è il padre, si chiama Dobook, che è il padre di Quadernia. Quindi vedrete che è identico a Quadernia, tranne
per un paio di dettagli che andremo a vedere in un video apposito. Quindi, ovviamente, per vedere i dettagli e le funzioni nello specifico, vi rimando ai tutorial che sono sul canale rispetto a Quadernia. Ci sono 17 tutorial, li potete vedere tutti per capire come utilizzare questo strumento. Collegato a Quadernia, vi ricorderete, quindi in questo caso collegato allo strumento che ci permette di creare contenuti, che nella fattoria del tutorial si chiama Dobook, c'è la possibilità di gestire le risorse, che in questo caso è lo strumento Cargar Gallerias, che si chiamerà poi sempre Recursos Educativos, però è sempre la gestione di risorse che con Quadernia era collegato appunto allo strumento di creazione, quindi al software autore. Abbiamo a disposizione anche la gestione delle classi. Possiamo condividere e quindi creare una rete sociale all'interno degli utenti della piattaforma. Abbiamo un'agenda dove possiamo inserire tutti i nostri impegni, i compiti e quindi condividerla con i nostri studenti. Abbiamo a disposizione una rubrica, quindi i contatti, diversi contatti, i messaggi, quindi la messaggistica interna. Possiamo gestire le licenze per quanto riguarda i contenuti e vedere le statistiche sia per quanto riguarda i compiti che per la valutazione degli studenti. Vi faccio vedere velocemente anche un'altra possibilità, perché come avrete visto tutti questi strumenti sono utilizzabili online, quindi risiederà anche tutta quella serie di contenuti che andremo a creare all'interno del sito, quindi sarà tutta online. Però c'è la possibilità nella sezione Descargas di scaricare l'erramienta d'autore, quindi il software autore che, vi ricorderete, è identico a Quadernia, ma all'interno della fattoria del tutorial si chiama Dobook. Lo potete scaricare per Windows 7 e per Ubuntu. C'è la possibilità anche con una procedura specifica di scaricarlo e installarlo nel sistema operativo iOS, quindi per i Mac. Vi metto nell'info box il link allo slide share degli sviluppatori di Dobook. Però un mio consiglio spassionato è quello di utilizzare il software, quindi la risorsa, l'applicazione online, perché avrete a disposizione sempre e in ogni posto, quindi da ogni terminale, da ogni dispositivo, tutti i vostri contenuti e anche la gestione appunto di questi contenuti e delle vostre programmazioni.